L'inventore, questo è il modello base, poi ci saranno altri buchini, si può migliorare o già stiamo messi bene così? Ovviamente quando, man mano che andiamo avanti nella produzione, cerchiamo di apportare migliorie per far sì che funzioni sempre, sempre meglio. Stiamo studiando un formato più piccolo per i bambini. L'idea è nata perché ho un mio amico che è sordomuto e quindi logicamente non riusciva a esprimersi. E ho cercato di elaborare qualcosa che dia la possibilità di potersi esprimere, si è sordomuti, poi dopo il progetto è diventato gradevole. Michele Morelli e Fabio Farella mi hanno appoggiato e siamo partiti. Oh, questo supporto abbiamo visto si sposa praticamente dentro la bacchetta dell'occhiale, laddove uno l'occhiale non ce l'ha. Lo forniamo. Lo fornite direttamente voi, un occhiale finto chiaramente. Ovviamente senza lenti. Ed è la grandezza della montatura è un po' più larga perché volendo si possono utilizzare le lenti. È già in distribuzione, avete intenzione di distribuirlo, i costi, insomma tutte queste cose che magari interessano? Per i costi siamo ancora al vaglio perché purtroppo di questo materiale c'è una richiesta incredibile in quest'ultimo periodo e quindi stanno lievitando in maniera esponenziale quotidianamente. Stiamo per immettere appunto sul mercato un prodotto innovativo, leggero, trasparente, carino, alla portata di tutti, riutilizzabile. La puoi indossare, facci vedere, mettila. Si può portare sia con gli occhiali da sole che con le lenti normali, con uno scalino. Immagino, non la senti. Ha il peso di una banconota, cioè zero. Quindi non la senti. No, assolutamente. Puoi parlare, no. Si appanna o meno? Assolutamente, a meno che non ci sia uno scambio termico, tende leggermente ad appannarci, ma basta soffiarci dentro e va via. Voltati di profilo, vediamo anche dove arriva, quindi c'è la protezione fino qui e fino qui. Sì, esatto, protegge gli occhi che sono il primo veicolo di contagio per poi passare a naso e bocca, quindi. Allora, innanzitutto sei coperto totalmente, quindi a livello di visibilità è total visual, quindi 360 gradi, non si appanna perché prende l'aria convoglia sotto, questi qui sono prototipi ma il modello originale avrà, se non sbaglio, 3 buchi, lo chiedo all'inventore, 6 buchi, scusami, e niente, eccoci qua, quindi Scherm Total Visual, made in L'Aquila con amore.